attenzione al mancino centrale da parte di Circelli dopo una buona serie di dribbling, la parata centrale di Pedersoli. Papapico, c'è fallo su di lui, il vantaggio a favore di Circelli e adesso Troiano che salta di netto il diretto avversario e poi la palla deviata da un difensore del Saiano, quasi autogol dei bresciani, ha rischiato tantissimo Pesce, 14esimo, sempre 0-0 dunque, ci avviciniamo al 20esimo di questa semifinale d'andata tra Cinisello e Saiano, break dei padroni di casa, Papapico dopo l'errore del Saiano, Cimelaro, diagonale fuori. Battuta che sarà di Pedretti a uscire, poi la deviazione sotto misura da parte di Bertoletti e Saiano è in vantaggio al 25esimo del primo tempo. Occhio al pallone in verticale per il gol gettato al vento da Scalvini, sua regolare posizione, e Saiano ad un passo dal raddoppio. Circelli dalla bandierina, svetta al centro dell'area, indisturbato praticamente Zora, pallone alto. Zora fuori posizione, Pedretti con il sinistro, alto di non poco, anzi alto di non molto. Zora, Papapico, Troiano, attenzione perché è buono il pallone verso Cimelaro che ciabatta il sinistro, Pedersoli senza fatica. Termine per Circelli che ci prova con il sinistro dopo lo stop elegante. Palla fuori. Troiano, termine e il braccio netto di Pesce, calcio di rigore per il Cinisello. La dischetto Papapico che spiazza Pedersoli, un altro gol su rigore da parte di Papapico in Coppa dopo quello con il Gavirate, 1-1. Il triangolo tra Papapico, l'arbitro e Circelli. Ancora il numero 7 che cerca di liberare il sinistro, Circelli con la respinta da parte di Pedersoli. Non arriva a metà campo, prende di Circelli, Papapico, Draisci, ancora per Siviero, limite dell'area di rigore, destro centrale. Odone cerca e trova Papapico, limite dell'area di rigore, gioco di gambe, poi sinistro, il gol! Il sinistro di Papapico che rimbalza sul terreno viscido e va a depositarsi nell'angolino, 2-1 Cinisello. Bravo Papa, bravo. Ora lui cerca di andare via, Capitan Volpi, lo scarico per il gol di Odone, 3-1 Cinisello. Circelli la botta arcuata con Pedersoli che alza in angolo. Attenzione al fuorigioco che non viene segnalato dal direttore di gara nonostante la bandierina alzata, e il miracolo di Trizio proprio all'ultima azione o alla penultima azione ci ha provato Corradi. E dunque il Cinisello affronterà il ritorno in terra bresciana con due gol di vantaggio, 3-1 la vittoria dei rossoblù nella semifinale di andata. Bertoletti per il vantaggio esterno, poi doppietta di Papapico e la rete di Odone, il finale Cinisello 3 Saiano 1.